Vediamo, aspettiamo un attimino perché si comincino a collegare un po' di persone. Poi quando vediamo che siamo un po', partiamo con la nostra diretta. Katia, ci sei? Ho un cellulare che suona con i messaggi, magari lo spegniamo o togliamo l'audio. Ok, tutto bene? Si è collegato qualcuno? Tutto a posto? Allora, Katia, dimmi tu quando posso partire? Parto? Ok, perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Monica, sono una consulente Life Prime e sono anche una pasticcera. Oggi siamo qui per vedere come i nostri dolci, grazie al Magic Cooker, non solo verranno benissimo, ma soprattutto saranno anche più buoni. Perfetto, oggi faremo una cottura sul nostro fornello a gas con il nostro kit forno. Qual è il dolce che vi voglio far vedere? È una cheesecake. La cheesecake è un dolce anglosassone che è costituito da una base fatta da biscotti frullati, potete mettere quelli che volete. Io ho usato delle digestive, voi potete prendere qualunque tipo di frollino, a cui dopo aggiungeremo del burro. Bene, il burro lo sciolgo al microonde. Eccolo qui. Partiamo. Ok, noi qui vi faccio vedere, abbiamo dei biscotti frullati, come già vi ho detto. Aggiungiamo il nostro burro tutto in una volta, senza nessun problema. Ok, mescoliamo velocemente. Quando avrò amalgamato comincerò ad accendere il mio kit forno in modo che si scaldi, dopodiché inserirò la mia torta. Così, in questo modo, quando avremo finito la preparazione del dolce, la torta sarà pronta. Ok, accendo il mio kit forno, lo metto al massimo della fiamma e prendo anche la torta che avrò già fatto, perché sennò come faccio a farvi vedere la fine della preparazione? Bene, questa è la mia cheesecake. Inserisco la cheesecake nel mio kit forno. Aspetto circa 7 minuti a fiamma alta. Se qualcuno mi prende i tempi di 7 minuti. Grazie. Ok, nel frattempo qui abbiamo il nostro composto che è amalgamato. Se qualcuno ha domande, qualunque cosa può chiedere, se riesco risponderò subito al massimo, se no ci penserò in un secondo momento. Comunque non c'è nessun problema, voi domandate, io rispondo. Bene, ora dobbiamo fare un'operazione che è banale magari a vedere così, però in realtà è fondamentale. Prendetevi un po' più di tempo per poterla effettuare nel migliore dei modi, perché dico così? Sembrerà sciocco, ma se voi volete una cheesecake ben bilanciata, dovrete avere uno spessore sottile della torta. Noi oggi facciamo in modo che la nostra torta abbia anche un bel contorno, un bel bordo, però non lo vogliamo alto. Dobbiamo quindi con calma, 7 minuti. sì, 7 minuti. Ok. Ricordiamoci che uno degli strumenti migliori nelle preparazioni in cucina sono le nostre mani, perché le nostre mani riescono a tastare al meglio e a sentire gli spessori. Quindi io adesso mi preparo la mia base usando il leccapentole. Ma dopo userò le mani, perché in questo modo riuscirò a tornire meglio il bordo.
perfetto. chiedono se il kit fondo va preriscaldato prima. Allora, si può anche evitare. È meglio per riscaldarlo. Se voi lo avete già bello caldo, velocizzate anche l'operazione. Non è indispensabile. Se lo fate, secondo me è meglio. E poi si dà gli ingredienti. Allora, qui abbiamo 200 grammi di biscotti e 53 grammi di burro fuso. Dopo, man mano, vi dico anche tutti gli altri ingredienti che andrò a inserire. Allora, ricordiamoci che questo sembrerà noioso, ma è una delle cose. Vedete io cosa sto facendo? Vado all'interno con le dita. Perché in questo modo noi evitiamo quella cosa un po' fastidiosa di uno spessore largo così in un punto e poi sottile così. Voi dovete avere uno spessore omogeneo. Noioso quanto volete, ma questo è un dolce molto fresco, molto semplice, ma va bilanciato nel modo giusto. Se voi lo fate nel modo giusto non avete problemi, anzi. Avrete dei risultati eccellenti. Io lo sto facendo, lo sto schiacciando e premendo in modo che do un po' anche di, diciamo, una forma un po' più carina anche. E presso anche la nostra crosta in modo da avere il risultato voluto. Abbiamo quasi finito, eh? La parte noiosa è andata. A parte che è veramente talmente veloce come dolce che vedrete che non è così noioso. Bene, ora mi lavo un secondo le mani. Ok. Perfetto. Altra cosa importante, noi dobbiamo raffreddare la crosta che abbiamo preparato. Io la metto nel congelatore, c'è chi la mette in frigo, mettetela in congelatore. Ma questa operazione serve per avere la nostra base bella sostenuta, in modo che magari si eviti di romperla nel momento in cui si versa il ripieno. Congelatore cosa fa? Farà prendere il burro e quindi ci dà la struttura. Ed è veloce. Perfetto. Ora ho lasciato il mio leccapente. Faccio un'altra cosa che perché mi richiede un po' più di tempo. Preparo la nostra confettura di fragole, che è il terzo elemento della cheesecake. Ok, ci sono anche cheesecake senza nessun tipo di confettura, ma a me quel sapore un po' sprigno della frutta piace molto e scommetto che piacerà anche a voi. Quindi cosa ho fatto? Ho pesato 250 grammi di fragole, le ho frullate e ho aggiunto 125 grammi di zucchero, quindi fate la metà. Questa confettura non rimarrà molto sostenuta, perché poi quando voi taglierete la vostra fetta avrete quel piccolo rigolo di confettura che andrà ad accompagnarvi il dolce. Perfetto, mettiamo sul fuoco, mettiamo fiamma alta fino a che non avremo un bollore, quindi più o meno un 2 minuti. Dopodiché abbasseremo la fiamma fino a cottura ultimata. Perfetto. Procediamo con la nostra crema. Qui dentro ho messo il formaggio. Il nostro formaggio spalmabile. Si può usare una robiola oppure il classico Philadelphia. Io ho usato del Philadelphia. A questo Philadelphia aggiungo della ricotta, cioè 200 grammi di ricotta. Ne ho messi 266 grammi di Philadelphia. 200 grammi di ricotta. Poi aggiungiamo lo yogurt, sono 40 grammi di yogurt. Poi aggiungeremo lentamente della panna. Io sto usando una planetaria, potete usare anche semplicemente un frullino.
come volete. La planetaria è, diciamo che dà una lavorazione migliore, è il classico strumento della pasticceria. Bene, partiamo, facciamo, sto dando la foglia perché questo composto non deve essere montato, deve semplicemente essere amalgamato. Ok. Verso infilo la palma. Se voi aumentate la velocità o esagerate nella lavorazione, il nostro composto rischia di diventare troppo solido e non avremo più quella struttura che vogliamo del cheesecake, è molto morbida e delicata, il cheesecake si deve sciogliere in bocca. Perfetto. Lasciamo amalgamare la nostra panna. E ora, piano piano, aggiungiamo i nostri bordi, poco alla volta. Devono amalgamare lentamente. Quando vedete che sparisce, ne aggiungete ancora un po'. Questi sono tre cuorli. Ho diviso tre uova. Gli albumi li ho messi qui e dopo li monterò. E qui ho messo i nostri cuorli. Ok, sono passati 7 minuti, io controllo, intanto che lei lavora, controllo il mio fitto. Benissimo, vedo che può stare ancora un po' a temperatura alta, la lasciamo ancora un 3 minuti. Se l'aveste preriscaldato bastavano 5 minuti, invece così dobbiamo metterci ancora un po' di minuti. Chiedono quanta panna hai messo. Allora, la panna sono 100 grammi, 100 grammi di panna. E il vantaggio di cucinarla dal kit forno. Allora, io vi dico una cosa, uno dei gravi problemi della cheesecake è che si asciuga molto facilmente, infatti spesso viene cotta a bagnomaria, perché deve mantenere la sua cremosità. E non è una vera cottura quella che noi dobbiamo fare con la cheesecake, si deve semplicemente raffreddere l'uovo che all'interno si deve cuocere, si deve pastorizzare. Se noi usiamo il nostro forno, lo teniamo a bassissima temperatura, perché sennò crepa. La nostra cheesecake avrà delle brutte crepe e comunque rimarrà più spugnosa, è come se avesse uno shock termico. Ecco, se invece noi usiamo il nostro kit forno, magicamente avremo una cottura delicatissima. E vi dico un'altra cosa, con il forno ci vuole tantissimo tempo. Siccome il kit forno mantiene temperature basse, perché il nostro Magic Cooker ha questa caratteristica incredibile di mantenere le temperature basse, cosa succede? Che la nostra torta cuoce in modo delicato e viene buonissima, è una cosa incredibile, cioè non cuoce anche in molto meno tempo. Io di solito per cuocere una cheesecake ci metto dall'1 ora all'ora e 20, con questo metodo di cottura in mezz'ora dovremmo avere la nostra torta cotta perfettamente. Ok, adesso cosa facciamo? Vedete com'è veloce comunque, molto veloce. Abbiamo avuto la nostra bella crema. Questa crema è pronta. Se avete altre domande. Meno di un minuto. Abbassiamo qua, mi ero dimenticata con la mia cosa. Okay. Notare una cosa, io mi sono dimenticata la mia marmellata, però non è uscito niente, cioè ha bollito, è leggermente uscita dal mio coperchio, però non ho sporcato la cucina, solo adesso uno schizzino così, perché comunque il Magic Cooker mantiene tutto lì. Perfetto, abbasso il mio kit forno, non lo metto bassissimo, lo tengo comunque a una mezza fiamma. Vediamo, la nostra torta si sta uniformando.
perfetto. Ok, andato, eh? Ok, andiamo Quanto avanti. tempo metto ancora? Ok, ora aggiungiamo lo zucchero. Allora, mettiamo ancora un quarto d'ora più o meno. Teniamo una parte dello zucchero per preparare la meringa, perché noi faremo una meringa da aggiungere a questo composto. In molte ricette lasciano l'uovo intero, io preferisco farmi la meringa. Per quale motivo? Perché comunque la meringa ti dà altra sofficità, ti dà questo composto ancora più morbido, lo rende ancora più morbido. Teniamo più o meno questo quantitativo, saranno circa 3 cucchiai, non è importante il quantitativo, basta che si riesca a versare in 3 volte. Ok, vado avanti a mescolare un po', asciughiamo un po' il zucchero. Allora, qui ho i 3 albumi, mi sposto magari, metto qui, metto qui, ok, abbiamo i nostri 3 albumi. Ti chiedono la Ricordiamoci fiamma che della marmellata come deve essere regolata. dovevo fare 5 minuti fiamma, 3 minuti fiamma alta e poi bisognava abbassarlo, solo che mi sono persa. Adesso vedete, sta sobbollendo, viene a vedere, sta sobbollendo. Tenete sempre una pentola abbastanza alta, perché comunque quando va in ebollizione aumenta molto il volume, quindi tende ad uscire. Ok, partiamo con la preparazione della meringa. Quando fate una meringa, prima di aggiungere lo zucchero, iniziate a far schiumare gli albumi devono schiumare. Quando cominciano a schiumare aggiungete in più parti. Io di solito aggiungo lo zucchero in 3 parti, in 3 volte. Questo è uno dei trucchi per avere delle meringhe perfette. Se volete una meringa perfetta dovete montarla bene. Non dovete né montarla troppo, ma deve essere una bella sistemata. Noi qui non avremo una meringa che ci serve per una cottura, avremo una meringa che ci serve per dare struttura. Se deve dare struttura, deve avere comunque una consistenza simile alla crema in cui noi la vorremmo incorporare. Infatti quando dicono che bisogna montare l'albume si fa un errore. L'errore classico è quello di avere una montata consistente, dura. E cosa succede? Quando noi mettiamo qualcosa di così consistente in un altro composto che ha una consistenza molto minore, dobbiamo muovere. Dobbiamo lavorare e in questo modo smontiamo, perché noi dobbiamo togliere quella consistenza al nostro albume. No, allora noi cosa dobbiamo fare? Montiamo meno e otteniamo le consistenze tutte. In questo modo avremo il risultato ottimale e perderemo anche meno tempo. Inserisco l'albume, prima metto l'aroma. Io ho messo un aroma al limone, potete mettere della vaniglia, un po' di cannella, potete mettere l'arancia, potete anche mettere il cacao volendo, se volete fare una cheesecake al cacao, però
In questo caso dovrete setacciare sia la farina che il cacao insieme. Siamo quasi. Vedere, vedete? Non è un qualcosa di sostenuto, non è duro. Ok, perfetto. Adesso prendo una crema alla quale andrò a unire il mio aroma, cioè il mio limone. Usate sempre limoni, arance non trattate, perché non sono commestibili le bucce degli agrumi che vengono trattati. Sono bellissime, sono lucide, però non sono commestibili. Nessuno lo dice, ma è così. Ok, aggiungiamo anche un po' di farina con la volta. Chiesto la ricetta dopo, digli che gliela mandi dopo. Certo, diamo un attimo un occhio alla nostra torta. La nostra torta sta cuocendo, mi manca circa 10 minuti. Vedete che già sta cuocendo ed è rimasta uniforme. Aggiungiamo l'ultima dose di farina. C'è pochissima farina, io qui ho 10 grammi di farina, proprio una. È semplicemente il quantitativo per legare gli ingredienti. Questa non è, è una torta che è veramente delicatissima, leggerissima, e il quantitativo di farina che si può sostituire anche con la fecola, quindi se qualcuno è intollerante al glutine può tranquillamente usare biscotti per intolleranti al glutine e può mettere invece della farina la fecola. Potete usare anche dei biscotti che avevate magari lì che non vi piacevano, che magari erano troppo asciutti, qualunque cosa. Potete farvi voi la frolla, sbriciolarla in modo da avere un prodotto che conoscete perfettamente. Ora prendo la mia teglia, e procedo a inserire il nostro composto. Potrebbe anche sbordare, non vi preoccupate, anche se sborda un po' non succede nulla, che poi in cottura si livellerà e comunque si staccherà. Così avrete proprio una cheesecake alta, morbida, classica, proprio la classica cheesecake. Perfetto. Ok. Ci sono altre domande? Ok, questa è la nostra cheesecake prima di essere messa nel nostro kit forno. Dovremmo avere ancora circa 4-5 minuti di cottura. Ok, vediamo anche la nostra confettura che punto è.
6 minuti c'hai. La nostra confettura è praticamente pronta. Praticamente pronta. La spegniamo, questa la spegniamo e la mettiamo a raffreddare. Cosa faremo? Lo facciamo raffreddare perfettamente, non deve assolutamente essere calda. Voi dovete, il dolce deve essere freddo, non da frigo, però lo dovete lasciare ristrutturarsi, si dice, deve perdere il calore eccessivo e andare in temperatura. Dopodiché toglierete il vostro anello. Se volete potete estrarre la torta e metterla su un altro, su un piatto di portata, se no potete anche semplicemente lasciarla all'interno del vostro del supporto della vostra teglia. E dopodiché prenderete la confettura che avrete preparato e la verserete al centro, la collerete al centro. Dopo, quando si sarà raffreddata da frigo, perché questa operazione la fate non da frigo, quando sarà invece fredda da frigo, quindi più o meno un 3-4 ore in frigorifero, potete anche decorarla con fragole, con quello che volete. Ti chiedono se puoi ripetere i tempi del kit forno. Allora, abbiamo fatto, se preriscaldate bene il kit forno, quindi è bello caldo quando inserite la torta, ci vogliono più o meno 20 minuti. Comunque la vedete? Fiamma alta, fiamma bassa. Fiamma alta. 5 minuti fiamma alta subito. 5 minuti fiamma altissima. Io uso la fiamma più alta che ho. Fiamma alta, proprio bella forte. Dopodiché la mettete più o meno a metà. Poi dipende anche dal vostro fuoco, perché non tutti i fuochi sono uguali. Dipende un po' anche dai vostri gas. Quindi sì, dopo che l'abbiamo abbassato un attimo, andiamo intorno ai 20 minuti, 20-25, anche lì dipende anche da quanto è grossa la cheesecake. Questa cheesecake è più grande di quella. Io vi ho dato le dosi di quella cheesecake che ha un diametro di 20 cm. Diametro di 20 cm in tutto intorno a mezz'ora. Poi si può comunque, è uno Smart and Dynamic, quindi si può mandare in autocottura a un altro 10 minuti, quindi io farei 5 minuti fiamma alta, 20 minuti fiamma media e poi si può mandare in autocottura altri 10 minuti e dopodiché basta. Si può anche lasciare raffreddare all'interno del kit forno, in questo modo rimane un po' più asciutta. Se a voi invece la cheesecake piace leggermente più umida, la potete, dopo aver finito la cottura, che vedete che è tutta stabile, vuol dire che non ci sono parti ancora crude. Provate la cottura con uno stecchino, ma di solito basta anche solo toccarla col dito. Se è bella asciutta, se la pelle sopra è bella asciutta, vuol dire che la torta è pronta. Chiedo di spiegare come funzionano i coperchi. Allora, i coperchi, il nostro Magic Cooker sfrutta un principio fisico, cioè cosa succede? Noi, mettendo il nostro coperchio sulla pentola, creiamo un ricircolo di aria. E cosa succede? Aumenta la pressione e quindi comincia a girare l'aria e anche il vapore. Una parte del vapore acqueo esce e incontra questa parte, che è la calotta, che è il, adesso mi viene in mente, il condensatore, è il condensatore. Il condensatore ha una temperatura più bassa, quindi cosa succede? Il vapore che esce, incontra il condensatore, raffredda e rientra. Nel nostro caso abbiamo pochissima umidità, perché comunque, cioè nel kit forno l'umidità non è particolarmente fondamentale. La cosa fondamentale è la struttura della pentola e il fatto che nella pentola ci sia un distanziatore. Che cosa fa questo distanziatore? Permette all'aria di girare intorno alla nostra teglia, cuocendo uniformemente il nostro prodotto sia sotto che sopra.
Infatti questa è la cosa che ha in più il kit forno. Quando noi facciamo una cottura di una torta direttamente in pentola, che si può fare assolutamente, vengono benissimo. L'unico piccolo problema è che la parte superiore non ci si colora, perché non avviene questo ricircolo dell'aria. I nostri Magic Cooker permettono una cottura rapida, una cottura più sana perché abbassano le temperature della cottura dei nostri cibi, diminuendo la temperatura anche le sostanze nutritive non vengono intaccate, anche le sostanze organolettiche che sono abbastanza correlate. Un'altra cosa importante del Magic Cooker sono gli odori. Se noi usiamo il Magic Cooker non avremo odori, quindi odori fastidiosi di cucina in casa, non sporchiamo inoltre. E risparmiamo tempo, risparmiamo gas perché dimezziamo anche i tempi di cottura. La calotta, lo Smart and Dynamic, ecco quello che mi sono dimenticata. Lo Smart and Dynamic ha una caratteristica particolare. Quando lo Smart and Dynamic è a freddo, cioè il coperchio è freddo, il nostro condensatore rimane basso. Quando invece comincia a scaldarsi il coperchio, distribuisce calore all'interno di una molla, che è una molla speciale. Cosa fa? Man mano che si surriscalda, tira su la calotta e attivando in questo modo la funzionalità proprio del Magic Cooker. Quindi partiamo mantenendo all'interno tu, diciamo, la temperatura, tutto quello che si sviluppa, ma man mano si alza in modo da far partire le caratteristiche principali del Magic Cooker. Un'altra cosa importante è che noi con lo Smart and Dynamic possiamo spegnere il nostro fuoco, perché quando poi comincerà a scendere la calotta, manterrà la temperatura e il nostro prodotto andrà in autocottura, cioè si cuocerà con quella che è all'interno della nostra pentola. Diamo un'altra occhiata alla nostra torta, guardate, la torta è pronta. Abbiamo delle piccolissime crepe laterali che sono caratteristiche. Se io tocco la torta è ancora leggermente umida, la lasciamo cuocere ancora 5 minuti in autocottura, 10 minuti in autocottura, intorno è già cotta. Ecco, deve risultare così. Altra cosa, notate, io tiro su, chiudo, faccio e non c'è nessun problema. Io ora spengo la fiamma e così lascio andare in autocottura la mia torta. 10 minuti, in questo modo avrò una cottura proprio uniforme e perfetta. Altre domande? Gli ingredienti poi li metti sul link. Certo, dopo metteremo tutti gli ingredienti, se avete delle domande anche da farmi dopo potete scrivere sul gruppo che risponderò con molto piacere. Vogliamo sapere quando si deve alzare la calotta, La sempre. calotta si alza quando raggiunge una certa temperatura, cioè io non mi ricordo esattamente la temperatura della molla. Comunque è un sistema fatto così, cioè quando comincia a scaldarsi bene, 97. 97, ecco, che è la temperatura massima della cottura del Magic Cooker. Va bene così? Spero di avervi dato dei consigli utili, spero che questa cheesecake vi sia piaciuta. Dopo pubblicherò anche le foto del dolce finito, quindi lo sformerò, lo decorerò e vi farò vedere, magari vi darò delle idee su come poter decorare in modo carino una cheesecake. Vi assicuro che sarà buonissima, è proprio. Avete notato, no? Com'è diventata bella, soffice, cioè in pochissimo tempo, alla fine si fa in pochissimo tempo.
Non è un dolce difficile, però è un dolce che comunque d'estate va benissimo. Soprattutto d'estate poi non si vuole accendere un forno, ma semplicemente con una cottura dentro nel nostro kit forno abbiamo in pochissimo tempo, perché se guardate l'orario, guardate l'orario e ditemi se non c'è voluto poco, perché veramente io vi assicuro, provate a guardare in qualunque ricettario i tempi di cottura di una cheesecake. Vi assicuro che non vanno al di sotto dell'ora. Ci vuole sempre almeno un'ora per fare una cheesecake. E chiedono ancora a chi è arrivato tardi se possono rivedere la ricetta. Certo, dopo rimarrà comunque salvata e se avete bisogno si può anche girare il link. Comunque sì, la ricetta viene salvata. Va bene? Ciao a tutti, vi aspetto per un'altra ricetta. Magari la prossima volta possiamo provare a fare un dolce molto, molto goloso che piace tantissimo ai bambini. Sono i pancake giapponesi, sono dei pancake che rimangono altissimi, sono sofficissimi, sembrano delle mini torte e si fanno in meno di poco tempo. E cioè, un tempo di fare così e sono pronti. Li faremo direttamente dentro nella pentola, cioè senza usare il nostro kit forno. Ciao a tutti! Come è venuta la nostra torta, la nostra cheesecake, l'ho lasciata raffreddare all'interno del kit forno. Ora tiro fuori. Allora, stacchiamo un po' i bordi, anche se saranno già staccati sicuramente. Gli diamo comunque un aiuto con un coltello perché era veramente alta e infatti si è alzata ulteriormente durante la cottura. Eccola qui. Guardate che meraviglia, è andata oltre il nostro guscio di cottura. Ora vi faccio vedere un modo veloce, però secondo me molto carino, per decorare. Qui abbiamo la nostra confettura di fragole, la versiamo al centro. Fatela raffreddare molto bene. Poi ho preparato semplicemente delle fragole che ho immerso nel cioccolato. Le mettiamo facendo un giro, così. Ecco, terminiamo con un ciuffetto di menta che ho immerso nello zucchero. Con dell'oro solubile. Darà un po' di preziosità al nostro dolce. Finiamo il contorno con dello zucchero a velo. Ecco qua, il nostro dolce è terminato e buon appetito!